L'occasione del 90° anniversario della nascita di Benito Iacovitti, siamo qui in compagnia della figlia Silvia e i nipoti, ai quali poi chiederemo qualche aneddoto, qualche particolare su Benito Iacovitti, com'era come uomo, come persona, come zio, come padre. Benito Iacovitti è noto per una serie di personaggi che disegnava. Dunque, il personaggio a cui lui era più legato è sicuramente Cocco Bill, perché a lui piaceva molto il genere western. Si andava a vedere tutti i film con Henry Fonda, ma poi anche quelli di Leone. Amava veramente il western, quel periodo e quell'ambientazione, e aveva anche in casa una collezione di armi, del Winchester, il fucilone, le pistole, eccetera, perché proprio a lui gli piaceva. Si vestiva da cowboy, girava per casa col cappellone, le fodere, si metteva le pistole. E c'era un suo amico, un altro disegnatore, Nevio Zeccara, che erano proprio amici, 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 e spessissimo, c'erano già 40 e passa anni, si dava un appuntamento in una piazza vicino a casa loro a mezzogiorno. Anche lui, era il suo amico, era amante delle armi, e facevano proprio il duello di mezzogiorno di fuoco. Quindi andavano incontro tutti e due, quarantenni, a Piazza Ernerio a Roma, con i fucili, con le pistole, il cappello, tutti si andavano incontro, facevano proprio il film, no? E tiravano fuori le pistole, e chi le tirava fuori dopo pagava all'altro, non so, un pezzo di pizza, un supplì, una cosa così, ma lo facevano spesso, e erano ultra quarantenni, perché lui piaceva questo genere, il western proprio tanto, e quindi ha creato questo Cocco Bill, strano, perché poi è un cowboy che beve la camomilla, no? E questo secondo me un po' fa capire chi è anche mio padre, che era una persona molto sensibile, molto ansiosa, molto, 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 sentiva molto le cose. Questo bere la camomilla dà un po' l'idea che avesse bisogno di calmarsi anche lui, tranquillizzarsi, perché era sempre agitato, sempre di corsa, sempre. E quindi, e comunque sì, era un cowboy molto tranquillo col suo cavallo, non voleva rompimenti di scatole, eccetera. Invece c'era sempre questi che andavano, doveva sempre salvare qualcuno, aiutare qualcuno, gli faceva sempre fatica. Comunque sicuramente lui è Cocco Bill, non ho dubbi. Mi ha colpito una cosa che hai sempre detto, sostenuto: non era un padre, era un fratello. Assolutamente sì. No, lui faceva fare padre e madre a mia madre, e con me lui invece giocava, faceva scherzi, mi prendeva proprio di mira e mi faceva tantissimi scherzi, mi sparava con le pistole, cioè mi chiudeva nello sgabuzzino di casa senza motivo e aspettava che io piangessi. Beh, sì, perché lo faceva ridere, ma io non capivo perché mi aveva chiuso, perché ero buonissima da bambina. Lui mi chiudeva lì e aspettava, finché io dicevo, a un certo punto mi mettevo paura, piangevo. Sembra una cosa sadica, però vista dalla sua mente, non lo è, una cosa che fa ridere, se ci pensi bene, fa ridere, perché lui lo racconto fa ridere, quindi fa ridere. Ero io che piangevo, però. E il ricordo che porterai sempre nel tuo cuore? Io il ricordo è di lui ragazzo, anche quando aveva 74 anni ed è morto a quell'età, comunque ricordo di un ragazzone, non di un padre, ma di una persona che veramente mi ha dato l'idea che si può vivere con allegria, cercando di sdrammatizzare un po' le cose, ma soprattutto cercando di non prendersi troppo sul serio. Questo lo vorrei proprio sottolineare, perché di non tirarsela, di non sentirsi chissà chi, ma cercare di essere semplici, umili, che non è un difetto ma una qualità molto bella, e vedersi per primi noi i nostri difetti, guardarsi allo specchio e ridere di noi, per poter poi ridere degli altri, e quindi prendere la vita in maniera anche un pochino più leggera, più allegra, più alla Iacovitti. È stato un padre, fratello, una persona, un maestro di vita, non lo so, però ti ha insegnato, cioè comunque ti ha lasciato questo modo di e purtroppo io non l'ho ereditato, perché poi sono una persona che c'ha sempre l'ansia, non è che più di tanto, però in certi momenti, magari momenti proprio un po' difficili, un po' complicati così, io ci penso a come avrebbe detto, a cosa avrebbe fatto,
vedo lui che comunque sghignazza dall'alto e dice: ma dai, tanto poi finisce, non sono questi problemi, no, vai, 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 vai. E sì, sì, forse un po' di leggerezza me l'ha lasciata. Beh, zio, ho due ricordi fondamentali. Uno proprio legato alla prima infanzia, quando ero proprio piccolo piccolo, e mi ricordo questo suo studio che per noi che andavamo a trovarlo era proprio la stanza dei giochi. Non era lo studio convenzionale dove non bisognava toccare niente, che era tutto assolutamente, invece lì potevamo fare quello che ci pareva. E c'ho questo grande ricordo, dicevamo pure ieri sera, no? Di questa bacheca piena di pistole di western. Noi facevamo dei duelli lì con lui e ci divertivamo da morire. E questo era questo grande desiderio di giocare sempre. Quindi uno zio fuori dalla norma, che rispetto alla classica figura dello zio lì che sta in una posizione superiore, invece si metteva proprio al di sotto della posizione dello zio e giocava con noi nipoti tantissimo, e questa cosa mi piaceva tantissimo. E poi un altro ricordo un po' più grande: noi abitavamo fuori Roma, in un paesino fuori Roma, e un giorno ci venì a trovare e fu accolto dal sindaco, che lo portò all'interno della sala consiliare. E io rimasi colpito dalla facilità con cui iniziò a fare dei disegni senza mai staccare il pennarello dal foglio, e venivano fuori delle cose e tutti rimasero a bocca aperta. Questa sua grande velocità nel creare delle nuove figure è una cosa incredibile. La cosa che mi ha insegnato di più, diciamo, insegnato, che mi ha trasmesso anche mio padre su questo, diciamo che tutta la famiglia hanno questa linea, è la leggerezza, dare importanza non tanto in maniera così pesante alle cose che succedono tutti i giorni, ma ecco, come dicevi tu, no? Anche nel momento più duro, più pesante, pensare che poi in effetti con un atteggiamento diverso le cose possono essere viste in maniera diversa. Andrea? Hai detto tutto prima, no, puoi dire quello che vuoi. Sulla stessa lunghezza d'onda, dico che aver avuto uno zio e un padre, il fratello, papà, erano molto simili come carattere e come atteggiamento di affrontare la vita con serenità e con leggerezza, e affrontare anche le cose brutte sempre trovando l'aspetto migliore, più leggero, e che hanno trasmesso anche a noi, e quindi essere sempre ironici, perché poi effettivamente la vita va presa qui in questa maniera, con leggerezza. Un saluto a tutti i lettori di Panorama Italia. Ciao! Ciao.